prima visita allo stadio Gran Sasso di Gianluca Ius, l'imprenditore romano intenzionato a rilevare l'Aquila Calcio, con un progetto sportivo che coinvolge anche l'ex bandiera della Roma e campione del mondo, Bruno Conti, anche lui presente al Gran Sasso. Parlerò dopo l'incontro, ha detto Conti, mentre si ferma con la stampa Ius, che conferma le sue intenzioni a patto che i vecchi soci paghino il debito. Posso occuparmi della nuova gestione, non del vecchio, dice perentorio. Di linee l'accordo c'è, bisogna soltanto limare e sistemare alcune cosette che sono venute fuori come era ovvio che venissero fuori, perché era chiaro. Pensavano fino all'ultimo giorno che scherzassimo, hanno capito che facciamo sul serio e ovviamente hanno tirato fuori tutte le carte. Sono queste forme ricattatorie che sono uscite fuori dal quando si stava per firmare l'accordo, è uscita fuori che gli altri creditori, tutti insieme, vogliono fare insinuarsi nell'istanza di fallimento, ingolfando di conseguenza la società. Perché se c'è un'istanza di fallimento per 70.000 euro, un conto sono 70.000 euro, un conto sono 600.000 euro. Quindi è chiaro che uno, se deve fare un risanamento, o io pago la stagione o si pagano i debiti. Siccome io preferisco pagare la stagione perché voglio prendere una società che abbia un futuro e non pagare i debiti pregressi, perché pagare i debiti pregressi significa far morire la società oggi e non darle continuità. Io faccio business e faccio aziende e quindi l'azienda deve andare avanti. L'azienda L'Aquila Calcio produce calcio, quindi dobbiamo fare calcio, non pagare i debiti vecchi. Il nuovo CDA sarà presentato a breve, con persone da lui indicate. De Vecchi resterà solo l'avvocato Gulluni, traghettatore del passaggio di mano. Speranzosi i tifosi, che auspicano che il progetto vada a buon fine. Credo che a questo punto il problema fondamentale sia l'accordo fra la parte uscente e quella entrante, cioè vedere la situazione che c'è da parte dei vecchi soci, creare un incontro con Ius che non so se ci sarà o se c'è mai stato, e vedere quello che si può fare. Certo, l'Aquila è un patrimonio della città, sono 90 anni di storia, non possiamo assolutamente perderlo. Poi una città come l'Aquila, che rinasce da un evento tragico come quello del 2009, non può assolutamente non ripartire dal tessuto sociale che può essere lo sport, che è importantissimo. È chiaro che però questa è una situazione che però va stretta, va risolta. Se Ius è in grado di entrare perché trova una situazione per poter portare il suo nuovo progetto, ben venga. Ci sono dei nodi da sciogliere, lo sappiamo tutti quanti, speriamo bene.